Allora io e Serena direi che è arrivato il momento di ascoltare i più grandi successi di Tony, cantati dalla Little Tony Family e da Tony. Assolutamente. Il pubblico è qui, e tutti, insieme al pubblico. Insieme al pubblico. Quindi cominciamo con una delle sue canzoni preferite, che lui amava definire la sua canzone più bella, che non è Cuore Matto, che ci sarà dopo, come diceva lui, come il caffè alla fine, riderà. La facciamo tutti quanti insieme. Allora devo dire un'anteprima. Insieme a noi. Allora un'anteprima. Io ho incontrato un paio di settimane fa, ero in vacanza, ho incontrato Fiorello. Allora con Fiorello siamo stati a cena e io gli ho detto: guarda Fiore, stiamo preparando un programma, tu non sapete ancora questa cosa, stiamo preparando questo programma su Rai 1 dove omaggeremo Tony. Allora Fiorello mi ha detto: io ci sarò e canterò Riderà. Quindi questa è un'anteprima che vi diamo. Grazie. Okay? Ok, perfetto. A Tony. La Little Grazie. Tony Family. Via, io non dico niente, fate tutto voi. Facciamo un applauso a Pasquale che è emozionatissimo, sì, veramente. Sì, si vede. Dai. Grazie. Vai. Bene. Allora, una canzone che papà mi dedicava sempre durante i concerti, Bada bambina, perché mi faceva con il ditino bada bambina, a me, bambina non tanto, però insomma mi piace dedicargliela stasera, però la facciamo insieme. Grazie. Ok. Quindi la bambina. La bambina, sono la bambina io. C'è, eh? Quella sei tu dove? La bambina c'è. Dov'è lì? In Australia. Ah, ecco, no. Ecco, vai. Quasi 50 anni, era il 1964, quando mio fratello si presentò per la seconda volta al Festival di Sanremo. La prima fu nel 61 insieme a Celentano con 24.000 baci. Nel 64
fece un grande successo, una canzone scritta da me e da Gino Paoli che si chiamava Quando vedrai la mia ragazza. Prego. Quando vedrai la mia ragazza di Ciacci Giangrano. La canzone è stata lanciata in coppia da Gene Pitney, americano del Connecticut, e da Little Tony, che benché abbia un nome straniero è italianissimo. Infatti Little Tony si chiama così perché ha esordito in Inghilterra 3 o 4 anni fa. Ecco a voi Little Tony. Ah, amico fantastico. E poi con la presentazione originale di Mike Buongiorno, veramente esatto. Senti prima, ecco. Sì.